Avevamo giocato meglio di noi e ha meritato di vincere. Sì, sinceramente mi aspettavo una partita così, ma speravo di fare una partita diversa da parte nostra. Quindi non si aspettava una Triestina così? No, Triestina sottotono rispetto alle ultime gare, quindi già l'approccio non è stato ottimo. Nel momento probabilmente migliore nostro, il secondo tempo, dove avevamo in mano la partita, dove pensavo di provare a vincerla, c'è stato il gol e quindi c'è stato... Perché nel secondo tempo il Teramo si stava allungando, aveva perso misure e noi avevamo preso il campo. Però complessivamente, se ragioniamo su tutta la partita, il Teramo ha fatto meglio di noi. Ed ecco perché gli inserimenti di Maracchi e Bracaletta era una mossa studiata dopo l'ora di gioco. Abbiamo visto che si stavano allungando e probabilmente c'era la possibilità di provare a vincere e abbiamo perso. E nel primo tempo cosa vi è mancato? Secondo me l'approccio giusto, mentale, perché abbiamo fatto degli errori che noi di solito non facciamo, quindi la colpa è mia, probabilmente non ho preparata bene. Mister, una sconfitta che a livello di classifica un po' complica le cose. Qual è il cammino della Triestina? Che cammino si aspetta lei? Noi dobbiamo migliorare sicuramente il trend fuori casa, insomma, questo è pacifico. E poi vedremo quello che sarà, è un campionato molto equilibrato e puoi vincere e perdere da tutti, non fa scalpore perdere a Teramo o a Fano, cioè, difficoltà c'è in qualsiasi campo, devi arrivare concentrato e stare bene sempre, mentalmente e fisicamente.